Ha fatto il vaccino oggi? Sì, richiamo. Ah, il richiamo ha fatto. Lei di che classe è? Anno? 39. 39. Ha avuto timore che fosse rimandato, spostato il richiamo, dato che c'era una carenza di dosi, oppure è sempre stata... No, sono stata tranquilla. Mi chiameranno. Lei aveva ricevuto la lettera, lettera a casa? Sì, la lettera. Ha avuto qualche problema dopo la prima dose? No, no, malessere? È stata benissimo. È stata benissimo? Sì, sì. Aspettava questo vaccino, non vedeva l'ora di farlo, è contenta? Sì, ma non proprio spasmodicamente, diciamo. È cambiato questo ultimo, la sua vita è cambiata in questo ultimo anno, è stata più a casa, cosa sì, ha fatto? Sì. Usciva poco? Sì, sì, perché ho una lumbosacralgia e faccio fatica a camminare. E aveva paura un po' di questo virus? No, a dire la verità no. No. Non ho mai avuto sta paura. Ha visto i suoi parenti, ha figli, lei è sposata? Figlio. Suo figlio, e siete riusciti a vedervi? Vi siete visti? In quest'anno siete stati insieme? Sì, sì, veniva a farti la spesa, a assistere gli ottantenni, i suoi genitori. Lei e suo marito? Sì, lei, mio marito ha 88 anni. Lui l'ha fatto il vaccino? Sabato. Sabato lo fa, quindi prima lei di suo marito? Sì. E lei, lui invece, è stato rimandato? Cioè, era previsto la settimana scorsa? È stato rimandato. E cosa ha detto lui? Era un po' incavolato. Sì, sì. Eh sì, perché all'ultimo momento. Il figlio l'ha prenotato. E adesso viene sabato. Benissimo, benissimo. Andiamo bene. Beh, benissimo, benissimo. Così si ricomincia un po' anche al supermercato, è andata quest'anno o mandava i figli? Mio marito era vietato andare al supermercato, guai se andava. Guai. O andava lui o un altro amico che abbiamo. Ah sì. Quindi adesso magari con i vaccini adesso, finalmente si inizia sì, un po' più a sì, tornare alla normalità. Non sopporto più lui stare in casa che io. Certo, voi abitate a Padova? Sì. Padova città. Alla Guizza. Alla Guizza. Benissimo. Cosa faceva lei da giovane signora? Che lavorava, era a casa? Ero a casa che vendevo il pergoletto. Benissimo, benissimo, grazie. Niente. Oggi è venuto a fare la prima dose di la vaccino. Prima dose, sì. Aveva già prenotato ed era stato. No, mi ha mandato la carta di. La carta sua mi ha mandato. Comunque. Quindi lei non fa parte di quelli che sono stati rinviati? No, non mi sono mai stato rinviato, è la prima volta che. Bene. E a 12:30 sì che ora la di insomma. È contento di aver fatto il vaccino oggi? Sì, sì. Contento. Mi sono contento, no, nessun problema, solo che si vede che c'è un muglio del casino. C'è tanta confusione. Tanta confusione che non lo so. Per cosa che è tutta confusione qua, tu scusa di me. Ha avuto timore di non essere chiamato? Perché per un No, ho avuto timore, niente meglio, cioè ho sentito. Non c'erano più dosi a un certo punto. Ho parlato con la dottoressa Di Bale. Per vedere se aveva il vaccino lei, e invece mi ha detto no, Ruggero, guardi che mi manda a casa l'invito e dopo va a fare con il proprio, detto, ecco il mio ospedale. Lei è di Padova, dove abita? Sì, in via La Grange a Busegana. Che cosa faceva di lavoro una Io volta? Prima, ultimo lavoro, stavo a lavorare a Nazare dentro in cucina. Dove? A Nazare dentro in cucina, cuoco? Come aiuto in cucina. Ah, benissimo. Da 11 anni io. Bene, sposato, a moglie? No, né moglie né figli. È da solo quindi lei? Adesso, solo perché, no, mia moglie è morta nel 2016, mio figlio è morto 19, ah, cavolo. Da 43 anni. E sono stato solo con un altro figlio. Ha un figlio quindi, ha anche nipoti? Due nipoti. In quest'anno, maggio femmina. Bene, quest'anno è riuscito a vedere i suoi nipoti o è stato più a casa per il Covid? No, vedo, se mi nipoti io, oppure mi telefona Mattia.
alla sera mi telefono. Al telefono? Il giorno del parto sono stato là. Ma state stati attenti, sì, perché hanno paura di andare magari, insomma? No, ma sono stato, mi fiore, è dritto come un coso. Sì, è ligio, sta attento? Sì, sa tutto quanto. Benissimo. Il suo nome e cognome? Rossetto Ruggero. Rossetto Ruggero, quanti anni ha? 83 quest'anno. Quindi è del 1900? 38. 38, benissimo. Novembre 38. Benissimo, grazie. Prego, niente. Grazie. Allora, prima dose oggi di vaccino? Oggi è prima dose. Quando aveva l'appuntamento inizialmente? È il 1° di aprile. Poi cos'è successo? Mi hanno rimandato e mi hanno chiamato ieri. Ma e come hanno fatto a rimandarla? L'hanno chiamata? Col telefono. E lei cosa, ci è rimasta male all'inizio? Un po' sì. Aveva paura che non ci fossero più dosi? No, paura che non ci fossero più, no, ma prima si fa meglio è. Certo. Quindi è stata contenta, poi l'hanno ricontattata. Come l'hanno ricontattata? Al telefono sempre? Ha prenotato mia figlia tramite sempre il telefono, però mi hanno mandato anche un messaggio. Bene, quindi oggi ha fatto la sua prima dose, aspettava questo vaccino, quest'anno l'ha aspettato, è contenta di averlo fatto? Sì. Come ha vissuto quest'ultimo anno in casa? In casa. Non è mai uscita? No, io sono uscita magari a bere per un caffè, col cane, così, ma grandi uscite no. Invece l'anno prima cosa faceva? Usciva di più? Ma io ho avuto un periodo un po' particolare perché è morto mio marito e allora mi sono trovata sola, sono andata a abitare con mia figlia, ci sono stati dei cambiamenti. Prima del Covid questo? Prima del Covid, sì. E con sua figlia, lei vive con sua figlia, anche dei nipoti? No, non ho nessuno. Lei e sua figlia vivete insieme? Sì, sì. E sua abbiamo figlia... traslocato da poco nella nostra casa. Dove sono abita? 15 giorni, a Montegrotto. E sua figlia sta attenta, no, a lei? State con la mascherina? Sì. Vedete poco? State in casa con la mascherina? No. Senza? Però sta attenta, insomma, sua figlia vede poche persone anche lei per tutelare? Sì, beh, lei ha gli amici, qualche volta va a cena da loro, oppure magari si trovano con... Ma non grandi uscite. Aveva paura lei di questo virus? Ma a dire la verità, non tanto. Non ho avuto paura la prima volta, questa volta ne ho avuta un po' di più. Questa volta di più? Perché? Un po' di più, sì. Come mai? Forse perché è talmente risaputa la cosa che si preoccupa di più. Ha avuto mai dei dubbi se vaccinarsi o no? No. Sempre voluto vaccinarsi? Sempre voluto vaccinarmi, perché io mi sono sempre vaccinata anche con l'influenza. Le sue amiche tutte si vaccineranno? Sì. Benissimo. Come si chiama? Onetti Maria. Onetti? Sì. Onetti Maria, anni, quanti anni ha? 84. 84, benissimo. Allora, oggi ha fatto la prima dose di vaccino AstraZeneca. Prima dose, oggi. Come si sente intanto? Bene? Io mi sento come sono entrato. Aveva dei timori, paure per il vaccino? Che paura aveva? Paura di morire. Con il vaccino? No. Insomma che ne ho sentito tante per la televisione, questo, quello, mi sta mai, questo qua. Un po' di... no, paura. Ma che fiate... Sì, di ansia. Sono tranquillo e sono ancora tranquillo. Certo. Perché la dottoressa mi ha trovato la camicia. E facciamo pronti, sì. E mi aspettavo e spungiò e non ho sentito niente. Vede. Meglio? Veramente? Meglio così? Ma ha fatto? Brava? Brava? Sì. Brava. Con l'organizzazione come l'ha trovata? Ha fatto veloce? È entrato veloce? Arrivai in macchina, vado a mandare una persona di là, dentro. Subito? 10 minuti, vediamo, se arriva qua, era 12 e mezza. Dove abita lei? Casa Cerro. Come le è arrivata la convocazione? Com'è successo? Cioè l'hanno chiamata? L'è no, arrivato per Ho trovato sulla cassetta delle poste un taglioncino così, no, scritto così, dai 41 al 51, sono dentro perché sono del 46, sono dentro e sono in comune subito. In comune mi hanno dato due fogli da compilare, che ci sono insegnati i miei iuri, qui compilati, tutto quanto, dai. E fa sorgere avuto la moglie, il pianatore, i fiori, i gaiturni che qua nessuno può portarmi, no? In moto, certo. Non vengono su in moto. Certo. È dovuto poi succedere qualcosa, no? E che mo ne fa? Cesaro, nessun problema.
alle 12 arriva il polmino. Oh, ieri sono andato a fare tutto quanto. Alle 12 è arrivato il polmino. E c'erano altri insieme a lei? Solo. Solo lei? Solo col pulmino del comune, l'ha portata comune, qua, di Casalserugo. E adesso lo aspetta. E... adesso il signore che mi aspetta. Infatti io sono restato, no. Come? Da sole? Madonna. Un da servizio, sole. Un bel servizio. Per carità. Benissimo, benissimo. Ecco. Senta, e sua moglie quanti anni ha? Mia moglie è, no, è detto che è battito, io si piena d'ori, vorrei dal battito intanto, ma ha avuto meno tipo che tipo si dentro a te, e siete 48. Va bene. Vuole aspettare un attimo. Vuole aspettare, vedremo, non so. Secondo lei è importante questo vaccino, ci riusciamo per così me, a riuscire? Per me, l'ho fatto anche subito, si resta meglio ancora. Se avessimo fuori da tutto, ma purtroppo il vaccino che vuoi, non lo vuoi 5 mesi, certo. Vuoi 2 anni e mezzo, 3, fare un vaccino. Certo. Un vaccino. Io dico che ho fatto dei vaccini che, per me, la mia ignoranza, non so se sia proprio qui per Covid-19. Certo. Però io me lo faccio. Bisogna aver fiducia anche, no, nella scienza. Sì. Meno certo. Andare all'estero. Certo. Però me lo faccio spesso. Come ha vissuto quest'ultimo anno? È stato tanto a casa? Sempre a casa? È la strada più grande, è il supermercato, che ho a 150 metri. E basta? E dopo in bicicletta è sempre in paese, là, mezz'oretta in bicicletta e basta. Ha visto amici, nipoti, familiari? E i nipoti che ho visto il giorno di Natale. E basta? Dopo 2-3 mesi, se non sbaglio. Parenti? Figli? Altri parenti, amici? Amici è stato che se lo vedevo. Perché tanto. Si pare se asporto. Certo. Non si può andare a fare la partita di carte, ti tengo a portare via tutto quanto che era quello. Speriamo adesso, dai, che una volta che è vaccinato. L'anno prossimo però. L'anno prossimo, vabbè, manca poco, dai. Speriamo. Altri vecchi. Prima di andare in bar a fare la partita di carte qualche sera dopo. Sì. Tutti amici. Adesso guarda. Suo nome e cognome? Cesaro Luciano. Cesaro Luciano, quindi del 1946. 46. Che cosa faceva di lavoro? Piastrellista. Piastrellista. Sempre Cesaro già per terra. Bene.